Maria e le apparizioni. Stiamo in questo tempo mariano parlando un po' delle apparizioni. Ecco, voglio rispondere a diverse email che mi hanno chiesto come mai stai trattando di questi argomenti nel mese dedicato alla Madonna. In genere no, si parla di teologia mariana, di Maria, di devozione alla Madonna, si parla un po' degli aspetti, diciamo, del Vangelo sulla Madonna. Già qualcosa lo abbiamo detto all'inizio, ma anche negli anni passati, ma devo dire che ciò che mi ha spinto a parlare un po' delle apparizioni è il fatto che tanta gente oggi viene attirata da queste cose. E viene attirata soprattutto da questo miracolismo. E poi alla fine viene anche ingannata tanta gente. E nel momento in cui qualcuno, ecco, viene ingannato, allora rivendica il fatto che la Chiesa non ha dato consigli, non è intervenuta. Bene, la Chiesa interviene su queste cose, ma la Chiesa ha il suo tempo, i suoi metodi, che non sono immediati, proprio perché la Chiesa non vuole escludere nulla e tampoco vuole affermare con una certa superficialità. Prima di stabilire se un'apparizione è vera oppure non c'è nulla di soprannaturale in quell'apparizione, non costa di soprannaturalità, e la Chiesa deve fare le cose con calma, proprio perché tratta delle cose di Dio, tratta delle cose dello Spirito, e quindi lo fa per rispetto alla fede e all'amore e alla devozione che il popolo di Dio nutre per la Madonna. Però nel momento in cui poi la Chiesa è chiara, e ci sono sempre quelli che continuano ad andare a queste presunte apparizioni, nonostante la Chiesa abbia detto che lì non c'è nulla di soprannaturale. Sapete bene, diciamo, a chi potremmo anche riferirci, nel senso a queste presunte apparizioni di cui recentemente la Chiesa, la diocesi di pertinenza, si è espressa in maniera negativa. E allora questo per dirci che è troppo facile dire io vedo la Madonna, io vedo il Santo, io ho queste, ma io sono convinto che chi vede queste cose realmente non lo dice. Non lo dice. Chi vede queste cose normalmente non lo dice e obbedisce al padre spirituale. E i padri spirituali in genere, quando avvengono queste cose, consigliano solo di scrivere tutto e di fare silenzio. Ma torniamo a noi. Ieri abbiamo accennato alla funzione di Maria come madre. Questa funzione materna, questa vocazione, meglio materna, di Maria, che nasce dall'amore abbondante, sovrabbondante, infinito di Cristo dalla croce, dal Cristo crocifisso. È lì che Maria riceve il mandato da parte del Figlio di essere madre di tutti i credenti. E quindi come madre Maria si preoccupa di noi. Come madre Maria si preoccupa del cammino che noi viviamo. E come madre Maria si preoccupa che ciascuno di noi possa vederla appunto come modello, non delle sue virtù, ma come modello per vivere il Vangelo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!